Buongiorno. Allora, stamani è prestissimo, non fate caso alla faccia sconvolta perché vi faccio vedere che ore sono. Le 6:37. Oggi è martedì 25 di luglio, parlo anche a bassa voce, spero che mi sentirete sinceramente, perché a parte c'è mio figlio di là che dorme, i vicini che sono tornati, quindi ci sono pure loro, quindi non è che volevo fare boh, il bercio, se no a quest'ora veramente mi ci mandano a quel paese. E quindi niente, ma dato che ho un po' di tempo stamani, perché io uscirò per andare al lavoro fra una quarantina di minuti, ho pensato, dico, perché no, tacco la videocamera e faccio questo trucco mattutino, che è leggerissimo, velocissimo, con tutte le mie donne, così stiamo un pochino insieme. Allora, io ho lo specchio qui, quindi mi guarderò qua ogni tanto, ovviamente, perché io guardarmi nella fotocamera non mi riesce, sinceramente, assolutamente. Allora, io ho già dato la mia crema base, che è questa qui, che è quella di Avène, l'Hydrance Légère, e poi ho dato già il contorno occhi, che è questo qua della Elan, che avevo trovato l'anno scorso su un giornale ed è quasi finito. È buonissimo questo, veramente, a base di acido ialuronico. Comunque si trova tranquillamente in erboristeria, se dovesse casomai interessarvi. Metto un po' di burro di cacao sulle labbra, come sempre, il solito step. E cominciamo a truccarci. Vi dico subito che sarà un trucco proprio veloce perché non mi trucco tantissimo d'estate, soprattutto sugli occhi, però anche sul viso poi alla fine. Vado magari con un po' di correttore e con un velo di fondotinta in minerale, in polvere, quindi una spolverata a mo' di cipria, ecco. Quindi non è che vado a mettere fondotinta in crema e poi la cipria sopra, e poi no, assolutamente no, anche perché stamani, tra l'altro, avrò una mattinata intensa a livello di lavoro e suderò come una pazza, quindi lasciamo perdere. Quindi sarebbe proprio il caso non mi truccassi per niente, però il minimo sindacale sì. Allora, mi appunto i capelli e niente, cominciamo. Però chiacchieriamo anche un po'. Allora, che cosa vi posso dire? Intanto ditemi anche voi come sta andando questa estate, che cosa fate. Se siete già andate in ferie, se non ci siete andate, insomma, ditemi un po' voi. Io intanto prendo i correttori. Allora, vado a mettere sulle occhiaie perché vedete che le mie occhiaie sono le solite, insomma, non è che si sono ridotte nel corso del tempo, sono sempre quelle. Metto un po' di questo correttore qui aranciato, che in realtà sarebbe la base per ombretto di Essence, ma io come base per ombretto non riesco veramente ad utilizzarla perché è troppo aranciata. A me piace che la palpebra sia schiarita e non che abbia un aspetto aranciato, assolutamente. Allora, lo vidi da un video, non mi ricordo di chi, che utilizzava appunto questa base per ombretto come correttore. Devo dire che non è male. E poi sopra ci vado a mettere, vabbè, l'Instant Anti-Age, che ormai conoscete tutte quante, nella colorazione light, quindi la più chiara. Tutto ciò che è fondotinta, correttore sempre nelle colorazioni chiare. Sono sempre alla ricerca di colori chiari che con difficoltà a volte, devo dire, si trovano. Vabbè, comunque questa aperta parentesi è richiusa. Quindi tampono il tutto con la mia spugnettina di Kiko e cerchiamo di mimetizzare, non di far scomparire perché è impossibile, ma di mimetizzare un po' tutte le occhiaie. Insomma, poi passo anche un po' così perché comunque un po' di rossori ci sono e sto. Allora, appunto, vi dicevo, le vostre vacanze come le passerete? O se le avete già fatte, raccontatemi un po'. Io non le ho fatte ancora le ferie, io sarò in ferie, dunque l'ultimo giorno di lavoro sarà il 4 di agosto e ricominceremo poi il 28, quindi ragazzi, un sacco di giorni, quest'anno veramente 3 settimane super piene. Sono felicissima e vi dirò che già sto pensando a quando rientro, cioè ditemi voi se sono pazza, cioè penso al 27 agosto, che l'indomani ritorneremo al lavoro e avrò, oh, l'ansia da ricomincio. Quindi veramente, cioè, invece di pensare che ho 3 settimane di vacanza, penso a quando ritorno, malata mentale, vabbè, non importa. Allora, noi non abbiamo programmato nessuna feria, nel senso che vorremmo prendere l'occasione dell'ultimo minuto, come spesso ci capita di fare, di
Mio compagno vorrebbe andare in Sardegna, però la vedo difficilissima perché comunque insomma, andare in Sardegna ci vuole un minimo di organizzazione pre-partenza, c'è il traghetto, c'è un sacco di cose, insomma, comunque tutto ci può stare. Dovremmo partire tra il 16 e il 17, anche perché io non voglio comunque tornare tardissimo, ecco, non voglio giusto appunto tornare il 27, vorrei tornare. Magari fare, che ne so, da mercoledì a mercoledì o da giovedì a giovedì, una cosa del genere. Se poi non riusciamo a trovare nessuna offerta, due sono le alternative. Intanto vado a mettere nei punti sparsi del viso il correttore, questo qui di Neve Cosmetics, che è il nascondino, e lo vado ad applicare con un pennellino di precisione appunto nei punti dove ho le macchioline, o se no lo metto anche un po' così, con i polpastrelli, nei punti dove ho un pochino più di rossore, insomma. E che vi stavo dicendo? Ecco, sì, che le alternative, nell'eventualità che non troviamo nessuna occasione dell'ultimo minuto, saranno due le possibilità. O rimaniamo a casa, e a me va anche bene, sinceramente. Mi trasferisco a casa del mio compagno, che lui sta in aperta campagna, in mezzo al Chianti. Bellissimo posto, ve lo garantisco, pieno di agriturismo, per cui ci vengono proprio a fare le vacanze dalle parti sue, quindi io ci starei anche bene. O se no l'alternativa è andare a San Benedetto del Tronto, perché noi spesso siamo andati là, ormai siamo di casa, si può dire, e quindi andare lì nel nostro hotel, che ormai una stanza ce la trova veramente anche all'ultimo minuto. E andare a San Benedetto del Tronto, che tra l'altro, se non ci siete mai andati, andate perché è carinissimo, mi piace veramente tantissimo. È carina San Benedetto, non so, ha delle belle spiagge grandissime, spaziose, come piacciono a me, insomma. Ecco, io intanto vado a mettere, come vi dicevo, questo correttore, soprattutto intorno alla zona delle labbra, che è una zona io che ho sempre un po' martoriata dai tanti herpes che purtroppo nel corso della mia vita mi sono venuti, insomma. Quindi ho un contorno labbra un po' arrossato. E quindi vado a mettere questo, che trovo uno dei correttori migliori che ci siano sul mercato, per quello che mi riguarda, perché non va a chiudere i pori. Non è grasso, ha questa consistenza cremosa, però nel momento che la stendete sulla pelle diventa quasi polverosa. Poco adatto per la zona delle occhiaie perché le va a seccare un po' troppo, ma come correttore in altre parti del viso è perfetto. E poi vi dicevo, do una spolveratina, proprio una spolveratina di questo fondotinta qui, che è il Toleriane di La Roche-Posay, vedete? È il fondotinta appunto minerale. E ne vado a dare una spolverata con questo pennellone di Real Techniques per andare un attimino a uniformare l'incarnato. Ma allora, questo non è un fondotinta ovviamente coprente, per niente. Quindi, se avete imperfezioni, questo è un fondotinta non adatto. Però, diciamo che per andare leggermente a uniformare l'incarnato va benissimo. Io ho la colorazione 11, che è la più chiara, tanto per rimanere in tema di chiarezza, però ho anche la 13, che è un po' più scura e che utilizzerò. Tra l'altro è un avanzo dell'anno scorso, perché quando poi prendo un po' di colore questa risulta un pochino troppo chiara, quindi la accantonerò e la lascerò per fine settembre, quando tornerò pallida, pallida come una mozzarella. Non che mi abbronzi, io d'estate, che sia ben chiara questa cosa, perché io, anche se sto veramente a giornate intere sotto il sole, non mi abbronzo più di tanto, perché è proprio la mia carnagione che è così. Però no, non mi sono mai fatta problemi, anzi, amo tantissimo le pelli non eccessivamente abbronzate. Un po' d'abbronzatura sì, ma non l'eccesso, quindi va bene. Ok. Vado un pochino qui. Ok. Lo step fondamentale per me d'estate, anche se non mi trucco tantissimo, è andare a fare le sopracciglia, perché le sopracciglia ben fatte a me piacciono, mi piacciono parecchio. Quando vado di corsa, di corsissima, l'unico prodotto che io uso è questo qui di Essence, che è il Make Me Brow. Lo uso nella colorazione 01, che è la Blondie. Perché io, nonostante abbia le sopracciglia abbastanza scure, che poi alla fine sono come la base dei miei capelli, però
però mi piacciono che siano un pochino più schiarite. E quindi questo è perfetto perché le va a fissare, le va leggermente a colorare, a riempire. Ovviamente non è l'effetto di come quando si usa la matita o un gel per sopracciglia, però insomma diciamo che può andare bene. Ora io stamani userò invece la matita, questa qui di Kiko, la Precision Eyebrow Pencil nella colorazione 04, e vado a creare proprio quassù nella parte iniziale, le vado a riempire, ecco, in questa zona qua, perché per me è la zona quella un po' più critica, nel senso che non mi crescono i peluzzi quassù. Boh, non so dirvi il perché, ma è così. E poi un pochino le vado leggermente a riempire, ma poi nemmeno più di tanto, perché poi, a parte la parte iniziale, a me le mie sopracciglia piacciono così. Perché quindi non è che, vedete, gli ho fatto più di tanto. Vado semplicemente a riempire questa parte qua su, che dovrebbe cominciare sinceramente da qua. Però, boh, anche lì qualche volta l'ho fatto, ma mi sembra di essere finta. Quindi preferisco farle partire un pochino più distanti, però che abbiano un effetto il più naturale possibile. Insomma, qualche volta ho usato anche gli stencil, quelli da sopracciglia, però anche lì veramente mi vengono queste sopracciglia che secondo me sono finte. O è una questione di vedersi, perché comunque le sopracciglia, quando ce l'hai belle marcate, ti sembra di avere, che ne so, un palazzo addosso, però forza di vedersi probabilmente vanno bene. Insomma, io però di natura, non avendole folte, avendole molto sottili, quando le ho fatte con gli stencil mi sembrava di avere dei mega sopraccigli, che poi magari stavano anche bene sinceramente. Però è un bel lavorone, tutte le mattine andare lì con lo stencil, quindi lasciamo perdere. E quindi vado ad utilizzare la matita. Poi io a volte utilizzo la matita, a volte utilizzo le polveri, che rimangono secondo me uno dei migliori sistemi per fare le sopracciglia. Magari in combo con la matita, però matita e polvere, o polvere soltanto, è uno dei migliori sistemi che ci siano, i più naturali se non altro. E niente, ecco, fatta questa operazione qui, ci vado a mettere sopra quel gel tipo un mascherino piccolino che vi dicevo prima di Essence, che più che altro queste me le dovrebbe fissare. Non è che fissi tantissimo, però mi va bene. Ok. E le sopracciglia sono state fatte. Allora, lo step successivo è mettere un po' di blush, perché non sarebbe la regola, no? Mettere il blush andrebbe messo proprio in fondo, io invece mi piace metterlo a questo punto del trucco. E come blush io vado ad utilizzare stamani questo qui, che è di una vecchia edizione limitata di Kiko, che ha al suo interno questi due meravigliosi colori, bellissimi, e io vado ad utilizzare questo qua, che è un color salmone. Molto molto bello, mi piace tantissimo questo blush, e lo vado, facendo le faccette idiote, lo vado a mettere in questa maniera. Io abbondo sempre di blush perché mi piace proprio che si veda, soprattutto quando poi utilizzo dei blush abbastanza chiari, ci vado proprio di brutto. Magari se ho un blush un po' più scuro, come per esempio poteva essere quest'altro, allora magari sono un po' più cauta nell'applicazione. E altra cosa che non manca è un po' di illuminante. E utilizzo questo qua, questo qui della I Love Makeup, che è il Triple Baked Highlighter. Questo qui, che l'ho trovato da OVS, e lo vado ad applicare con questo pennellino di Essence, questo qua, e lo vado a mettere, va bene, i soliti punti, quindi qui e qua. Stop. Occhi farò pochissimo, perché una volta fatte le sopracciglia voglio fare veloce, quindi vado ad applicare semplicemente il mascara e uso il solito, il Lash Princess di Essence, che trovo uno dei migliori mascara che io abbia mai utilizzato in vita mia, perché è veramente fotonico, almeno nel mio caso allunga veramente tantissimo le ciglia. È vero che io le ho già abbastanza lunghette di suo, però
questo proprio me li allunga per tutta la sua lunghezza e non le appesantisce, ecco, perché a me quella, la cosa che non mi piace dei mascara è quando fanno tutta quella paniccia, che ti vengono queste ciglia tutte pastose, grumose. Ci sono dei mascara che fanno questo effetto, quindi vabbè, questo invece è veramente buono, mi piace. Lo devo tra l'altro ricomprare perché sta finendo, ma ne avrò presi io penso 7-8 da quando è uscito, quindi. Perché poi sono usciti anche gli altri, mi sembra che c'è il viola, c'è l'arancio, ma non hanno gli scovolini fatti bene come questo, cioè fatti bene, sono fatti bene anche gli altri, però nel mio caso specifico diciamo che questi sono gli scovolini che sulle mie ciglia sono i più adatti, insomma. Devo sempre stare attenta a mettere il mascara perché 9 volte su 10 mi sporco tutto. Ora è vero che non ho la palpebra truccata, quindi al limite non ci sarebbero problemi, però fate conto che dopo che mi sono truccata tutta per bene vado a mettere il mascara e pac, mi sporco, è una regola. Quindi vabbè. O se no, quando è stato una decina di giorni fa, mi sono cacciata proprio dentro l'occhio il mascara, cioè un disastro, perché poi ho lacrimato per tutta una mattinata, ma cioè veramente non so, la sdattaggine fatta persona sono, non c'è nulla da fare. Messo il mascara, lo step successivo saranno le labbra, le vado a contornare con questa matita qua che è di Neve Cosmetics, che non è una matita labbra, questa è una matita, è il nascondino, praticamente. Questo qui, il correttore, questo fatto a matita e c'ha una parte con una punta un pochino più appuntita e l'altra un po' più grossolana. Questa parte qua, che andrebbe utilizzata come correttore di precisione nelle zone dove c'è da correggere, io la utilizzo per andare a contornare le labbra di chiaro. Perché mi piace proprio che la zona intorno alle labbra sia abbastanza schiarita, soprattutto nella parte sotto. Un pochino anche di sopra. Faccio questa operazione qui, poi sfumo ovviamente e poi vado ad applicare il rossetto. Utilizzo quello che ho utilizzato ieri, è un rossetto, vedete, di Kiko, però non so dirvi, ce l'ho da un po' di tempo, saranno, boh, non lo so, un paio d'anni. Comunque è sul rosa, il rossetto è così e lo vado a mettere. Io dovrei cominciare ad utilizzare un primer per le labbra, perché purtroppo io ho l'abitudine a mangiarmi i rossetti proprio. Cioè adesso io ce l'ho tempo, boh, un'ora, non c'è più, quindi. Vabbè, non importa, lo riapplicheremo perché tanto i rossetti sono fatti per essere messi, mangiati e riapplicati, mi sembra più che evidente. Ridò una incipriata veloce al naso. E il trucco estivo super veloce è finito, quindi uno me non si nota nemmeno tanto la differenza tra il prima e il dopo, vi dico la verità. Però io mi vedo ordinata, soprattutto per il discorso sopracciglia, quando, sopracciglia, quando i sopraccigli sono ordinati e secondo me già mezzo trucco è fatto, il resto lo fa tanto il mascara perché il mascara veramente dà quell'aspetto di occhio truccato, anche se non si mettono altri prodotti, per cui io sono a posto così. Niente, io spero di avervi fatto un pochino di compagnia, lasciatemi tanti messaggini, tanti pollici in su, ovviamente iscrivetevi al mio canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!